Matteo Renzi, ospite nella terza camera. Qual è la terza camera? Da sempre lo è stato il salotto di Bruno Vespa. E qui ha svelato il nome del suo nuovo partito. Quindi l'ex premier Matteo Renzi dichiara che il suo partito si chiamerà Italia Viva, appunto commentandolo a porta, conversando con il conduttore Bruno Vespa. Il tema è non fare una cosa politichese e antipatica, noiosa. Vogliamo parlare a quella gente che ha voglia di tornare a credere nella politica, ha detto Renzi conversando con Vespa. Certo che tornare a credere nella politica con Matteo Renzi e i giochini che ha fatto facendo nascere questo governo, adesso facendo la scissione per i suoi giochini personali, certo che non so quanta voglia possa venire alla gente di credere nella politica votando Matteo Renzi, però poi dice non vogliamo fare una cosa antipatica, noiosa, quell'Italia viva non è proprio simpatico come termine, forse viva l'Italia sarebbe stato più simpatico, ma Italia viva sembra una trasmissione di Rai 3, quelle sul, non so, dove vanno in campagna, fanno vedere il vino, il prosecco, Italia Viva mi sembra proprio di quelle trasmissioni del sabato, della domenica, della mattina per far vedere appunto la natura italiana, però è una mia impressione. E poi aggiunge che lui vuole molto bene al popolo del Partito Democratico. Dice: per 7 anni ho cercato disperatamente, giorno dopo giorno, di dedicare loro la mia esperienza politica. Dopodiché le polemiche, le divisioni, i litigi erano la quotidianità, ha continuato l'ex premier. Sembra quasi che voglia imitare Salvini quando dice: io ho cercato disperatamente di andare avanti con il governo con Luigi Di Maio, ma giorno dopo giorno le divisioni, gli insulti quotidiani, litigi quotidiani, ho dovuto staccare la spina. Sembra che ormai ci sia questa cosa di imitare Salvini. Salvini ha un carisma che non è in discussione perché ha portato un partito dal 4% al 40%. E qui vediamo Di Maio che cerca di scimmiottare Salvini, vediamo Renzi che cerca di dire più o meno le stesse cose. Probabilmente non se ne rendono conto, ma stanno cercando di andare sulla stessa linea di Matteo Salvini inconsciamente, credo, non credo che sia qualcosa di voluto. E poi Matteo Renzi da Vespa aggiunge: il partito novecentesco non funziona più, c'è bisogno di una cosa nuova, allegra e divertente. Beh, lui divertente è divertente, perché la sua fisionomia è abbastanza simpatico, da vedere, con la sua faccetta che sembra tanto quel comico inglese, però che non si offenda Matteo Renzi, dico una faccetta simpatica, una faccetta allegra, quindi allegra e divertente sicuramente la sua figura. Che sia una cosa nuova al partito, non c'è dubbio perché nuovo è nuovo. Il nome, vi dicevo, non è molto simpatico. Italia Viva sembra. A me non piace. Poi facciamo un bel sondaggio sul canale per vedere se piace questo nome, Italia Viva. L'uscita di Matteo Renzi potrebbe costare al PD 1,5 milioni tra Camera e Senato. Per adesso è solo una ipotesi, calcolo fatto in base a un numero ipotetico di parlamentari che potrebbero lasciare il PD e in riferimento al nuovo complessivo di contributi annui che le Camere erogano ai gruppi. Ma vediamo di che cosa si parla nel dettaglio. Quindi il cambio che porterà Renzi, cioè facendo la scissione, creando dei gruppi parlamentari legati all'ex presidente del Consiglio, Renzi, oltre che essere comunque una nuova divisione numerica in Senato e in Parlamento, ci sarà anche una distribuzione differente dei contributi nei due rami del Parlamento che erogano ai singoli gruppi parlamentari. E così, se nascerà a Montecitorio il nuovo gruppo dei Renziani, deve essere per forza composto minimo da 20 deputati, se no il gruppo non può esistere.
e per essere anche un gruppo autonomo e avrà diritto a una percentuale, appunto a una quota di contributi che è stabilita in base al numero dei partecipanti al gruppo stesso, in questo caso alla Camera. Di conseguenza diminuisce il contributo che spetta al Partito Democratico. La perdita per il Partito Democratico si aggira intorno al 1 milione di euro, mentre questo è nel Parlamento a Montecitorio, mentre a Palazzo Madama, sede del Senato, con la fuoriuscita dei Renziani, il gruppo PD, Partito Democratico, perderebbe circa 600.000 euro. E in più andrebbe il PD a perdere anche il contributo per ogni singolo parlamentare versa alle casse del partito ogni mese, perché voi sapete che, non so se lo sapete, ogni membro in Senato e in Parlamento del Partito Democratico eletto versa circa tra i 1.000 e i 1.500 euro al mese di contributo volontario, che poi è volontario tra virgolette. Quindi Senato e Camera hanno un bilancio con un contributo complessivo che danno ai gruppi parlamentari. Quindi alla finale il totale non cambia del contributo, è che viene ridistribuito adesso in maniera differente con questi cambi in Parlamento e in Senato. La ridistribuzione è in base a quanti sono, una percentuale. Se un gruppo ha, dico una sciocchezza, il 50% del totale, riceverà il 50% dei contributi. Quello che viene stanziato complessivamente, ad esempio nel 2018, a bilancio c'è 31.135.000 euro, eh? 31.135.000 euro. A bilancio 2019 c'è un contributo che sarà di 30.970.000. Dunque per ciascun deputato, in tutto sono 630, in Parlamento a Palazzo Madama, la cifra ammonta a 49.158 per ciascun deputato. Ne consegue che al gruppo dei Renziani, ipotizzando che si costituisca di 20, per 20 persone, spetterebbero 983.000 euro, poco meno, pochissimo meno di 1 milione di euro. Al PD, che aveva 111 deputati, che andrebbero 5 milioni e 456.000 euro. Ma se questo gruppo del PD, ex 111 deputati, dovrebbe perderne 20 che vanno correnzi, ne rimarrebbero solo 91, con una perdita di risorse di circa 1 milione e rimarrebbero appunto un contributo di 4 milioni e 473 mila euro, pari al 20% appunto. Mentre al Senato il contributo complessivo a Palazzo Madama è di 21 milioni, distribuite in maniera proporzionale come per la Camera, assolutamente in maniera proporzionale. Attualmente il Partito Democratico ha 51 senatori e spettano appunto 3.360.000 euro per i 51 senatori del PD. Ma se ci dovesse essere la scissione, che ci sarà, con 10 senatori che passano con Renzi, il PD perderebbe 600.000 euro che andrebbero nelle casse del nuovo gruppo. Il gruppo renziano, nel caso che i renziani riescano a farsi prestare un simbolo che si è presentato alle elezioni. Voi dite come prestare? Eh sì, devi avere un simbolo al Senato, se no non puoi fare il gruppo, ma in questo caso, da quello che si evince, ti puoi far prestare un simbolo che si è rappresentato alle ultime elezioni, o altrimenti dovrebbero andare a finire i renziani del Senato nel gruppo misto, e questi soldi andrebbero a finire e a come si dice, a rimpinguare le casse appunto del gruppo misto. Quindi questa è una cosa che sapevano in pochi, praticamente quasi nessuno, che c'è anche uno stanziamento di soldi che vanno ai partiti in base al numero di deputati e senatori, come se fosse un po' un premio partita. Avete presente, non so, la squadra di calcio vince, allora si distribuisce tra i 20 tra dirigenti e giocatori, si distribuisce una certa somma. Vabbè, una cosa molto diversa, vabbè, un paragone un po' così, però è come se fosse un premio partita. Più senatori e più parlamentari hai, più in percentuale ti arrivano dei soldi. Come diceva Totò, e io pago.
Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.